che è la festa qua d'eri? Sì, e non era mucciato, un tuo zainetto. Non pare il Davide. Non l'hai visto proprio. Pare il Davide. Chi è? I ladri di nocciole. No. Federico, siamo venuti qua e abbiamo trovato questa mandria scatenata di ladri di nocciole. Ah, e ora ci ripiace, ma andiamo. Ma ne vuoi finocchio? Questo è il video. Oh, quei telefoni cinesi quando abbiamo raccolto le castagne. Ma c'è un bagno dopo? Sì. Chi c'è qua? La fontana. Guarda, ma no, no, e da dove siete scesi? Ah, sotto, c'è. A salutare. C'è la... Ah, okay. La facciamo salutare? Quella che si mette nelle orecchie. Quando hai il dolore di orecchie. Perché è stato? Sì. La pianta devo passare. Apriccia e alzalo, eh. Apriccia e alzalo. Chiara, tu zitti te buca. E io che gli facevo? Ma andate avanti, che facevo? Guarda che è finito qua, noi eravamo rimasti là al buio. Vabbè, tu Chiara mi fa, dici, ma che soffro? No, non è più pigra. Se, no, a me vorrei più grande. Ce siamo? Io ce l'ho detto. Abbiamo fatto e cambia nessuno. Sì, sì. Ti piacevo che? Tuo marito. Forte, vero? Mi chiede a posto? Non c'ho io niente. Ecco qua. Ma da comunque, cadaggio. Ce la facciamo anche noi? Sì. Siamo? Vieni per già. Ma c'è l'acqua? Domani un paio di ore. Che bello. Aspetta che ti faccio. Ciao Dinuccio. Facci la foto con Miriam. Vieni. Vai Angela. Angela. Hai un bello. No. È ghiacciata, è bellissima. Ma fammi bere. Dai, dai, vai. Aspetta, mamma. Ah, una non c'è solo, mamma. Aspetta, non c'è solo. Ora entra. Amore, non ci entri. Sì, ora entra. C'è il prete, sta Mariella, va. Andiamo, Ma non siamo. Eccoci.
Io stai bloccato. Guardate che piglia un pisci. Vai. Ora ti faccio la luce col telefono. Vai. Buonissimo. Hai imbandate le mani. Dai, io esco. Esco. Pure io, aspettate. Pure io. Hai fatto la foto? Lì, no. Non è meglio, ma... c'è quello. No, non c'è. Tranquilla, mi sono negato, puoi andare. Mi assistono anche più per il chiesa di me, lei. No, ma è buio qua. Ma ha detto, arriva e dai, non si vede. Sta, tranquilla. Bella. A me. Usciamo da questo cunicolo. Mi starei qua dentro. Ci ho preso gusto a entrare nei cunicoli. Hai visto? Non mi spavento più. Dentro c'è qualcuno sotto. Sì, stiamo uscendo. Ho visto, è stupido cibo. Inizia, si sente la voce da qua. Sì, qua, guardiamo. Lo usiamo a fare, devi andare a fare una fotografia adesso. Però con l'accendere il telefonino. La luce del telefonino. Che poi il simbolo dei Maio è il leone, non lo sapevi? Poi dove faccio abito? Il blasone, il blasone. No, c'era una. Ma io la vado. Voglio riempire. Voglio entrare pure io di nuovo. C'è un signore, c'è, eh? Gli chiede permesso se la fa riempire. Je viens. Che cavolo siamo tasciatoia? E ci basta poco per entrare nella fonte dell'usignolo, ragazzi. Siamo qui. A pochi passi troviamo la fonte dove sgorga dell'acqua purissima, ricca di minerali. Adesso vediamo la nostra Chiara, esperta speleologia e di biologia. No, come si chiama quando tu vai nelle montagne? Geologia. Di geologia, esperta di geologia, che ci spiegherà di cosa si tratta. Prego, Chiara. Ed ecco una feritoia dalla quale entra la luce. Pensate, questo posto veniva utilizzato come nascondiglio addirittura del re. Si nascondeva in questo posto perché aveva una fonte di acqua in continuazione. Lo sballontologo, aspetta, fai la foto. E adesso usciamo da questa grotta e ci incamminiamo nella strada del ritorno. Vai, ci guiderà Chiara. Oddio, attenzione, il terreno è sdrucciolevole. Guardate, abbiamo i piedi nella melma. Si vede una luce fuori dal tunnel. Eccoci fuori. Si scende. Camilina, che fai? Battisti su là. Parlate. Andiamo, che antipatica. Mamma mia, piace una bella girata da panna e merendine in quantità. Che bella! Guardi che grandi farfalla! Con un po' di
a posto, a posto, ma ciao. Siamo qui in questo vecchio mulino, oggi dismesso. Una volta veniva utilizzato dai saraceni per produrre il pane. La nostra Chiara che ci spiega la storia di questo mulino. In quella saia. Si riempie questa vasca qua e ci impiega una notte per riempirsi, quindi glielo dobbiamo dire un giorno prima. Scorrendo l'acqua là, là e riempiendo qua, va in questo cunicolo qua, questo cunicolo diciamo, e va a finire là, già c'è un imbuto. Viene pressata l'acqua, viene diciamo convogliata là dentro e assume una velocità tale da far girare la macina che abbiamo visto sotto. Okay.